Il fermo del 5-6 luglio in tutta Italia e anche a Pesaro Urbino e Ancona. Siamo qui con i tassisti di Pesaro che sono tutti, hanno tutti accolto questa necessità del fermo perché siamo contro il decreto concorrenza che apre alle multinazionali e che introduce un elemento di disordine, cioè persone che lavoreranno senza regole, con prezzi non fissati, che non rispetteranno gli orari, e invece i nostri tassisti che da sempre hanno investito nel loro lavoro, che hanno sempre garantito un servizio che è integrativo di quello pubblico in tutti i giorni dell'anno, di giorno, di notte, soprattutto alle fasce deboli, chiedono un'attenzione, chiedono di essere tutelati, di garantire il loro lavoro e i loro investimenti. Quindi questa protesta purtroppo è stata dettata dal fatto che il governo non ha accolto, non ha ascoltato le nostre richieste che ormai da 2 anni facciamo su questo tema. In più aggiungiamo il caro carburante, aggiungiamo tutti i problemi che in questi giorni, in quest'ultimo periodo dobbiamo affrontare. Quindi chiediamo davvero un'attenzione e nello stesso tempo garantiamo il servizio essenziale. Anche in questi 2 giorni di fermo, 5-6 luglio, garantiamo servizio essenziale per le fasce deboli, gli anziani, gli ammalati, quelli che hanno bisogno di andare in ospedale, in farmacia. Le cose essenziali ci sono i nostri tassisti anche durante le fasce notturne. Siamo qui a garantire, come sempre, un servizio integrativo del servizio pubblico. L'abbiamo sempre fatto anche durante il Covid. Quindi chiediamo un'attenzione e una tutela per queste 150 imprese del territorio regionale, le oltre 40 aziende della provincia di Pesaro Urbino, tassisti che hanno sempre garantito il servizio. Quindi no al decreto concorrenza che apre alle piattaforme, alle multinazionali e non tutela i nostri lavoratori, i nostri taxisti.